Oggi preparo con voi le zeppoline di pasta cresciuta con salame e olive. Una bontà! Facciamole insieme, iniziamo! E allora, per prima cosa tagliamo a rondelle delle olive verdi denocciolate. Tagliate tutte le olive, tagliamo a striscioline il salame, se non lo preferite togliete il pepe, mi raccomando. Ok, ora mettiamo da parte ed iniziamo con la preparazione dell'impasto. Le dosi ve le lascio qui sotto. In un contenitore, quindi mettiamo l'acqua, sbricioliamo il lievito di birra fresco, lo facciamo sciogliere nell'acqua, poi mettiamo la farina, mescoliamo, poi mettiamo il sale, senza esagerare perché sia le olive che il salame sono salati. Poi aggiungiamo il salame e le olive ed impastiamo bene bene o con le mani o con il cucchiaio per 7-8 minuti. Bene, ho ottenuto un impasto bello compatto che non attacca tantissimo. Lo lasciamo qui. Il contenitore, copriamo e facciamo lievitare per 4-5 ore almeno. E allora, passate 4-5 ore, ci laviamo bene bene le mani. L'impasto qua è cresciuto, quindi come faceva mia nonna, ci bagniamo un po' i polpastrelli con dell'olio, olio già caldo in padella, stacchiamo dei pezzetti così vedete molto velocemente e li mettiamo a cuocere in olio di semi di arachidi bollente. La dimensione la scegliete voi. Ok, diciamone 4-5 alla volta, non di più. Diciamo che per quanto è grande questa padella vanno bene 4. Bene, quando vediamo che si stanno iniziando a dorare, le giriamo, le facciamo cuocere anche sull'altro lato. Ok, una volta dorate, le togliamo, le mettiamo o su un piatto con della carta assorbente o, come in questo caso, su un colafritto. Fatele sempre sgocciolare un po' prima. E alla stessa maniera andiamo avanti. Mentre le zeppoline cuociono, vi ricordo che se volete potete trovare tutte le mie ricette sul blog carlogaiano.net. Se siete su YouTube potete cliccare qui sotto per iscrivervi al canale, oppure qui su Segui se siete su Facebook. Ed eccole qui. Io spero di non ustionarmi. Sono squisite, veramente fatele e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.